Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù. Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. E per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, voi sapete che coloro quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Che è molto forte, molto chiaro. E se si guarda la prima lettura, il messaggio è quando una persona perde il suo orientamento, la sua storia, la sua identità, le conseguenze sono logiche. La vita è distrutta, va a terra. Questo è ciò che possiamo capire dalla prima lettura. I giovani ad essere di più, a studiare, a competere in questa società alla ricerca di un lavoro migliore, eccetera, eccetera. Che di per sé non è un male. Ognuno ha il diritto di raggiungere il proprio pieno potenziale, proprio come i discepoli che chiedono a Gesù di sedersi alla loro destra e sinistra, ma gli altri discepoli sono scioccati. Perché sono scioccati? Forse perché loro stessi stavano pensando allo stesso modo e invidiano l'audacia di questi due discepoli, perché sono andati avanti per chiedere ciò che tutti volevano, perché quella posizione dovrebbe essere mia. Fondamentalmente c'è competitività. Tutti noi, in un modo o nell'altro, vogliamo essere primi. Nella società in cui viviamo sembra che sia controcorrente non preoccuparsi di prime posizioni e promozioni, ma le parole di Giacomo e Giovanni risuona scandalosamente. Perché? Perché altri non hanno osato chiedere lo stesso? Guarda, nel profondo sapevano che a Gesù non sarebbe piaciuto la domanda, perché aveva un modo di pensare diverso. Da qui la parola di Gesù. Non così deve essere tra voi. Non così tra voi. È una frase che viene spesso usata nel Vangelo che indica quale dovrebbe essere la personalità e la identità dei discepoli di Gesù. E questa è la identità. Non così tra di voi. Molto spesso va contro ciò che dice la ragione, la inclinazione umana e la società.
La inclinazione umana sarà sempre quella di essere di più. Va bene. Anche già nel tempo di Adamo ed Eva, per i quali la tentazione era quella di essere come Dio, di avere il controllo, di sapere tutto. Invece la scrittura ci dice il contrario. Le mie vie non sono come le vie dei vostri vie. O anche la saggezza di Dio, la follia per i greci, la follia per i gentili, ma per Dio, la saggezza di Dio e la forza di Dio. Così? Non così tra voi. È un tema ricorrente, più e più volte. Ma è una chiamata non solo strana, ma eroica. Solo così serviremo i più piccoli, coloro che hanno fame, coloro in cui diritti sono stati negati. Chi vuole essere grande tra voi sia il servo di tutti. Perché il vero problema non è occupare una posizione, ma farlo per servire se stessi e non tutti. Tutti i talenti, i beni che ci sono stati dati sono al servizio degli altri e soprattutto al servizio dei più piccoli. Per quello Gesù assicura che egli è venuto non per essere servito, ma per servire. Quando io ascolto a un giovane che mi dice: io voglio essere un professionista e lavorare di più per portare di più soldi, più. E questo porta al pensiero del Papa Francesco in qualche momento, non so come dire in italiano, aspetto dire bene, quando diceva: mai ho visto che in un funerale di dietro venga un camion di mudanza. Per così dire che tu sei dei cristiani. Per quello sono i più piccoli che Gesù serve, quelli che sono i preferiti di Dio, come la Bibbia chiarisce sulle azioni di Dio più e più volte, dai patriarchi e profeti attraverso Maria, dall'elezione degli apostoli, quello che ci viene presentato nella lettura di oggi, quindi un invito, è la chiamata al servizio e rappresenta una resistenza al potere o a quella bellica, rappresenta una rinuncia all'acquisizione di posizione e potere a cui il mondo ci invita, è un appello a cercare una giustizia che non permetta di schiacciare i diritti degli altri. Non è mentire sulle nostre capacità e talenti, questo no, ma usarli al servizio degli altri. Non è smettere di mangiare, ma permettere a tutti di mangiare. Per quello Cristo insegna la via. E come dice San Paolo nella seconda lettura di oggi, né abbiamo cercato la gloria umana né di voi né degli altri, anche se possiamo affermare la nostra autorità di apostoli di Cristo. Carissimi,
Rivediamo dove sono i nostri interessi. Qualcun momento politico, potere, ambizione economica, eccetera. O essere di più per servire meglio. Dopo il Vangelo. Il Signore è buono.